Buongiorno a tutti, buon giovedì. Buon giovedì, seconda giornata della nuova Champions League, con due pareggi. Un Bologna che pareggia con lo Shakhtar, dominando la partita, secondo me. Un po' di spavento all'inizio per il rigore parato poi da Skorupski, ma poi un Bologna che ha attaccato, ci ha provato, ha cercato una bellissima partita, secondo me. 1-0-0 divertente, il Bologna comunque ci ha provato in tutti i modi a vincere il suo primo punto in Champions League, secondo me è una partenza comunque positiva, ecco, visto poi di solito queste partite qua non le vinci, magari le perdi anche con un tiro in porta, quindi secondo me è molto 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 positivo, come molto positivo è stato il pareggio dell'Inter sul campo del Manchester City. Indubbiamente era la partita più difficile. L'Inter l'ha saputa gestire attutendo un attimino la sfuriata del Manchester City, rischiando un pochino col tiro di Haaland con Sommer fermo, la palla che è andata fuori di poco. Un Manchester che ci ha provato, un Inter che ha fatto la partita che doveva fare, secondo me. Due pareggi da prenderli assolutamente in modo positivo per quanto riguarda le italiane di Coppa, ricordandoci che stasera c'è l'Atalanta alle 21 in casa con l'Arsenal. Quindi una partenza di Coppa con una vittoria, una sconfitta e due pareggi. E speriamo che l'Atalanta riesca a fare un buon risultato e che questa Champions League ci regali tante emozioni come ce le ha regalate negli ultimi anni. Vi ringrazio sempre per seguirmi, vi invito a cliccare in basso a destra la campanella, è gratis e potrei dire liberamente la tua sullo sport. Ciao!